Ciò che diventiamo nella vita dipende dal conoscere le risposte giuste alle domande. Chi sono? Qual è il mio scopo sulla Terra? Perché questa vita è piena di prove e dolori? Il Signore ci risponde nel primo capitolo del libro di Mosè. Parlando a Mosè, il Signore dice due frasi. La prima ci spiega molte cose riguardo a Dio. Egli disse di sé: Io sono il Signore, il Dio Onnipotente, ed infinito è il mio nome. Cosa impariamo da questa frase? Egli è il Signore. Egli ha ogni potere ed è eterno. Quindi, ora che sappiamo chi è e come Egli è, in un'altra breve frase Egli ci dice molto di noi stessi. A Mosè e a tutti noi, Egli dice semplicemente: Tu sei mio figlio. Perché, sapendo che siamo letteralmente figli di Dio, possiamo capire chi siamo e che cosa possiamo diventare? Il Signore ci ha detto di guardare prima a Lui. Più lo conosciamo, meglio conosciamo noi stessi e lo scopo per cui ci troviamo qua giù. Paragoniamoci a questo piccolo seme. Pesa soltanto un ventesimo di grammo. Guardando soltanto il seme, chi può indovinare cosa può diventare? Potrebbe diventare un'erbaccia, un arbusto o un albero. Questa è una sequoia gigante, il più grande essere vivente sulla Terra. Ha più di 3.000 anni ed è alta più di un edificio di 27 piani. Questa è la madre del seme che pesa soltanto un ventesimo di grammo. Per sapere con certezza cosa può diventare un figlio, basta conoscerne il genitore. Noi siamo figli di Dio. Egli è eterno e onnipotente. Egli creò tutte le cose. Da Lui abbiamo ereditato un potenziale divino. Come figli di Dio, siamo stati creati a sua immagine e a somiglianza del suo unigenito figliuolo. Sapendo di essere stati creati a somiglianza del Salvatore, abbiamo motivo di plasmare la nostra vita sulla sua. Queste sono pertanto le risposte alla domanda: Chi sono io? Un figlio di Dio. Noi siamo figli di Dio, dotati di un potenziale divino e a immagine dell'unigenito. Siamo creati a somiglianza del Salvatore. Mosè, dopo aver parlato con il Signore, fu lasciato solo. Passarono molte ore prima che riprendesse le forze. Quando si fu ripreso, disse: Ora per questa ragione, io so che l'uomo non è nulla, il che non avevo mai supposto. Dopo aver appreso che noi siamo figli di Dio, creati a somiglianza del Figlio di Dio, come poteva Mosè dire che l'uomo non è nulla? Qui abbiamo una delle più grandi opere dell'uomo. Questo è il lavoro dell'uomo in fondo al Grand Canyon, una delle più piccole opere di Dio. Quando guardiamo la Terra dallo spazio, neanche il Grand Canyon è più visibile. Da questa prospettiva le opere dell'uomo sembrano insignificanti. L'uomo è nulla è più una dichiarazione di umiltà e di stupore davanti al potere e alla gloria di Dio che un'affermazione della nullità dell'uomo. Sarebbe corretto dire che questo seme non è nulla? In confronto alle dimensioni e alla maestosità dell'albero, sarebbe giusto dire che il seme è privo di valore? No, di certo, se consideriamo quello che il seme può diventare.
Noi siamo figli di Dio, fatti a immagine del suo unigenito figliuolo. Questa consapevolezza ha il potere di guidare le nostre scelte, plasmare la nostra vita e aiutarci a realizzare il nostro potenziale divino. Sarò tutto quello che posso essere quando scoprirò chi sono.